Direttore, tornando un attimo ai giocatori, il tecnico Bisoli qualche giorno fa aveva evidenziato delle problematiche relative alla condizione di Alassane, che ha continue ricadute, che ha difficoltà comunque anche a sostenere una partita. Il presidente Santopadre l'altro giorno ha detto no, Alassane non è un problema, la società è con lui e comunque ha possibilità di recupero nell'immediato. Lei come vede personalmente questa situazione? Cioè, ci sono delle lacune in questo momento in quel settore del campo che la preoccupano? Innanzitutto rispondo dicendo che il Perugia, quando allestisce una rosa, in alcuni ruoli sceglie di puntare su un giocatore più uno che ci si può adattare. E questa era stata la scelta anche per il terzino sinistro. Purtroppo nel calcio, in una rosa, durante una stagione ci possono essere degli infortuni, ci possono essere dei giocatori che hanno dei problemi e quindi vengono a mancare. Sfortunatamente è venuto a mancare uno dei giocatori che avevano dimostrato negli anni precedenti grandissima affidabilità dal punto di vista fisico, perché negli ultimi 2 anni non aveva mai saltato una partita per problemi fisici. Purtroppo durante il ritiro è arrivato il ritiro in ritardo. Partito subito cercando di portarsi al pari con gli altri e ha subito, diciamo, ha subito, gli è venuta un'infiammazione a questo benedetto ginocchio e bene o male se l'è portata dietro e adesso abbiamo deciso di fermarlo, di tenerlo, diciamo, con un allenamento differenziato finché il problema non sarà completamente risolto. Questa è la situazione. Poi, penso che il mister Bisoli si confronterà con il dottore, saprà bene e non avrà bisogno di parlare con i giornalisti per spiegare le condizioni dei giocatori, ma lo farà il dottore come è sempre stato fatto. Sarà un pensiero in più per gennaio, direttore, questo? No, un pensiero in più, c'è sempre un pensiero, nel senso che chiaramente la società guarda, cerca di fare valutazioni, di capire dove ci sono delle problematiche, dove ci sono cose che non vanno e dove ci sono cose che vanno, chiaramente. Grazie. La partita peggio giocata, no? Sì, secondo Cos'è me è stata secondo te la una... partita peggio giocata. Io l'ho vista in TV, non l'ho vista dal vivo, ma sicuramente a livello